E venne il giorno della manifestazione indetta dalle tre centrali sindacali CGIL, CISL, UIL qui a Siracusa per il rilancio economico e perché no anche sociale della nostra provincia. Si stanno ancora radunando un po' i manifestanti, ma sicuramente è prevista una buona presenza di persone, di lavoratori, di cittadini in generale che vogliono manifestare per appunto il rilancio di questa provincia. Cercheremo di sentire il maggior numero di personaggi, di persone importanti, di persone che a livello sindacale hanno preparato questa manifestazione e comunque cercheremo di sentire più voci possibile di questa che si annuncia essere una grossa manifestazione. Con noi il sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, tra l'altro molto attiva nell'organizzazione di questa manifestazione. Ecco, dal vostro punto di vista di sindaci, le motivazioni che vi hanno spinto a, diciamo, quasi anche a organizzare questa manifestazione? Vede, le due parole chiave di questa manifestazione sono lavoro e dignità. La dignità è quella che molti cittadini purtroppo hanno perso e che, devo dire, ahimè, anche noi amministratori degli enti locali stiamo perdendo la dignità di amministrare le nostre comunità. Gli enti locali vivono in questi anni un momento di grandissima difficoltà finanziaria, istituzionale, ma soprattutto sociale. È complicatissimo per noi sindaci, unica interfaccia del territorio verso i cittadini, perché le istituzioni, ahimè, sono troppo lontane dai nostri cittadini, quindi l'unica interfaccia rimangono i sindaci. I sindaci, per via delle condizioni drammatiche che vivono gli enti locali, sono molto spesso non sono nelle condizioni di dare delle risposte ai propri cittadini, ma fanno il possibile per cercare di garantire l'equilibrio e la tenuta sociale all'interno delle proprie comunità. Oggi i sindaci, le amministrazioni locali a stento riescono a garantire i servizi essenziali ai propri cittadini, il pagamento degli stipendi. Non dimentichiamo che con l'ultima finanziaria nazionale la possibilità di anticipazione di tesoreria è scesa dai 5 dodicesimi ai 4 dodicesimi. Ad oggi ci sono circa il 40% dei comuni siciliani che non hanno potuto riaprire le tesorerie proprio perché non sono state nelle condizioni di rientrare in questi dodicesimi di anticipazione, e quindi ci sono molti dipendenti comunali che sono senza il pagamento degli stipendi dal mese di dicembre. Quindi abbiamo deciso di lanciare questo ennesimo urlo. Noi con il Lanci Sicilia da anni ci battiamo e cerchiamo di far puntare i riflettori sulla drammaticità delle situazioni degli enti locali, dei liberi consorzi, ma purtroppo queste nostre urla sono rimaste ancora inascoltate. E allora abbiamo preso e deciso di partecipare unitamente alle sigle sindacali, perché da Siracusa parta un grido di allarme, da Siracusa partano delle proposte concrete, noi siamo nelle condizioni di avere delle proposte concrete, quindi ecco perché la nostra presenza oggi qui. Adesso con noi il vicepresidente regionale dell'ANCI, l'associazione che raggruppa i comuni siciliani. L'ANCI è stata tra i promotori di questa manifestazione, perché in effetti, come ci diceva poc'anzi il sindaco di Canicattini, i comuni sono l'ultimo forse baluardo dello Stato nel rapporto con i cittadini. Quindi dal vostro punto di vista la situazione è sempre più critica, quindi. Sì, è critica, magari ormai, diciamo, la misura è colma. Abbiamo già da qualche anno raccontato la grande difficoltà che vivono i comuni in Sicilia, credo anche nel meridione, soprattutto nel meridione d'Italia e nella nostra provincia. Stamattina siamo qui e abbiamo aderito insieme alle sigle sindacali a questa iniziativa, che è meritevole perché vogliamo comunque continuare a lanciare un grido d'allarme. La difficoltà dei comuni ormai è davanti agli occhi di tutti, cioè c'è una crisi finanziaria, una crisi di liquidità, soprattutto, diciamo, sottolineiamo la questione delle vecchie province, delle ex province che ancora una volta dimostrano quanto sia inconcludente la politica regionale e nazionale nel prendere una decisione. In Sicilia ci sono 6.500 dipendenti delle ex province che da anni ormai non producono servizi ai cittadini e che puntualmente vivono di stipendi alternati e che quindi non possono dare seguito a una qualità di vita decente e civile. Quindi stamattina siamo qui a dire attenzione, perché è crollato il sistema, l'ultimo sistema sta crollando, l'ultima barriera alla crisi finanziaria, cioè sono i comuni che sono il front office delle difficoltà. Molte volte i sindaci si trovano a discutere di argomenti a cui non hanno manco competenza, cioè il fallimento di un'azienda, la crisi, la disoccupazione di una famiglia che va sul lastrico, però non ci sono politiche di welfare.
Fra le tante però dobbiamo dire che in questo momento è paradossale quello che sta accadendo. In Sicilia circolano circa 11 miliardi di euro fra programmi operativi regionali, fra programmi di sviluppo rurale, fra patti per il sud, e c'è un sistema che non riesce a spenderli e praticamente riesce a fare tornare indietro i fondi in Europa, vivendo in una regione, in una provincia dove la disoccupazione giovanile va a più del 60%, per cui stamattina continuiamo a lanciare un grido d'allarme. Speriamo che qualcuno sopra il territorio si accorga di quello che sta accadendo e speriamo di non arrivare troppo tardi. Con il segretario regionale della CISL, Sebastiano Cappuccio, tracciamo un po' il punto della situazione. Quindi questa manifestazione arriva perché la crisi ormai è arrivata a livelli incredibili. Assolutamente sì. È una manifestazione per noi importantissima, dalla quale parte una mobilitazione proprio da Siracusa che noi pensiamo debba allargarsi sia all'interno della regione ma anche a livello nazionale. Faremo una manifestazione nazionale sul mezzogiorno e sul sud esattamente verso giugno, e ovviamente il momento di crisi e di difficoltà è elevatissimo. Stiamo verificando a partire da questo territorio, un territorio tanto bello e tanto importante, ma ahimè tanto disastrato e disagiato, rispetto al quale i temi fondamentali oggi non trovano accoglienza: il tema del lavoro, il tema dell'occupazione, il tema dello sviluppo, il tema degli investimenti, il tema delle infrastrutture. C'è una situazione ingessata che non consente all'economia locale e al lavoro a livello locale di poter crescere, e quindi una situazione che si aggrava e che non dà spazio quindi al lavoro, ai giovani, alla possibilità, ripeto, di crescere. Sicuramente il sindacato ha delle proposte verso la politica. Quali sono? Le proposte sono, innanzitutto, noi pensiamo che bisogna invertire questa tendenza partendo con un piano vero, come dire, di rilancio delle politiche locali, partendo dagli investimenti, partendo dalle infrastrutture, partendo dallo sblocco dei cantieri e dei finanziamenti. Occorre una cabina di regia regionale per sbloccare tutto questo prima che i fondi europei vadano persi. Occorre una politica di programmazione rispetto alle aree industriali di questa terra che sono importantissime. Occorre che ci sia anche un, come dire, assunzione di responsabilità da parte di tutti coloro che ce l'hanno, quindi mi riferisco al governo, alle istituzioni, agli enti locali, e il sindacato da questo punto di vista è disponibile a fare la sua parte. Quella di oggi è un inizio di mobilitazione che vuole, come dire, far capire a tutti gli attori sul territorio che c'è la necessità di mettersi assieme per trovare soluzioni a questi problemi importanti. Con il segretario provinciale della CGIL Roberto Losi facciamo quindi il punto. Siamo arrivati quindi al grande giorno della manifestazione, intanto le bandiere ci sommergono perché appunto la partecipazione comincia a essere importante, quindi era importante fare questa manifestazione. Quindi. Oggi Siracusa scende in piazza insieme con tutte le articolazioni sociali, civili e lavorative di questo territorio. Risponde a un grande appello unitario lanciato da CGIL, CISL e UIL di riunificare il mondo del lavoro con tutte le sue problematiche, opportunità e capacità di relazioni sociali. È il momento di dire basta ad una politica regionale e nazionale che ha deciso di spegnere questo territorio e rischia di trovare una reazione sociale che è in grado di invertire la tendenza. Se non si riporta in agenda politica regionale e nazionale il problema degli investimenti, delle infrastrutture, di un progetto di sistema dell'area industriale che continua ad essere un punto di forza di questo territorio, e se non si affronta definitivamente la questione dell'ambiente, noi rischiamo di perdere i fondamentali su cui questa terra storicamente ha fondato la propria convivenza. Con il sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro, parliamo della manifestazione alla quale appunto in rappresentanza della sua città è qui presente. Augusta sicuramente conosce la crisi di cui si parla da alcuni giorni. Assolutamente sì, Augusta potrebbe essere una tela bianca, ha tantissime potenzialità che fino adesso non sono state sfruttate, ed è doveroso per noi sindaci, che poi siamo il front office con i cittadini, quelli che dobbiamo dare risposte, essere presenti qui insieme alle sigle sindacali. Ci vuole un cambio assolutamente di tendenza, e noi tutti i giorni lavoriamo per gettare le basi affinché questo succeda. Abbiamo il porto, abbiamo tante cose per le quali potremmo effettivamente dare una svolta,
E Augusta è una città in sofferenza da un punto di vista occupazionale, perché naturalmente il polo petrolchimico non dà più quei posti di lavoro, quelle garanzie che dava all'inizio, ma come dire, ci ha lasciato l'inquinamento e la mancanza di bonifiche. E è importante che il nostro porto non abbia più soltanto una vocazione di petrolchimico, e stiamo lavorando perché, anche con le altre componenti politiche a livello regionale e nazionale, perché il porto di Augusta possa essere volano non soltanto naturalmente per Augusta, ma per tutte le città che ci insistono, come Priolo, Melilli, e anche con le famose zone economiche speciali che danno la possibilità anche alle attività economiche del retroporto di potersi sviluppare. Dobbiamo farlo e siamo qui per manifestare per il diritto al lavoro. Abbiamo intanto con noi il sindaco di Priolo Pippo Gianni. Anche Priolo ovviamente è uno dei tanti comuni della nostra regione oggetto di questa manifestazione, cioè si manifesta contro la crisi. No, il problema non è uno dei tanti comuni. Priolo è il comune per eccellenza che paga un prezzo altissimo ad un insediamento industriale che purtroppo continua ad avere le idee distorte. Loro e il governo nazionale. Governo nazionale che purtroppo non capisce che dei 16 miliardi che prende dalla zona industriale di Priolo deve lasciare l'1% così come richiesto dai sindaci ad alto rischio industriale. C'è 16 miliardi e più di euro di prelievo fiscale, l'1% lascia al territorio per il problema ambientale e il problema sanitario. Là il lavoro va ovviamente rivisto, l'impostazione, sono contrario a dare soldi a chiunque senza lavorare, quindi tant'è che ho fatto tutta una serie di impostazione per cooperative, società eccetera, che debbono lavorare, la gente deve lavorare, non prendere lo stipendio. Questo reddito di cittadinanza è soltanto una delle più grandi operazioni di voto di scambio che sia mai vista. Con il segretario regionale della UIL tracciamo il punto della situazione. A che livello siamo di crisi nella nostra regione? Il livello è di una regione bloccata completamente, la prova è la vicenda di oggi di Siracusa. Le imprese hanno accettato, ora vedremo se onorano gli impegni, di fare gli investimenti a tutela dell'ambiente. La regione siciliana, al di là di tanti annunci, continua a essere completamente irresponsabile, completamente latitante. Non è possibile, devono capire che in questa isola dobbiamo difendere il lavoro, dobbiamo difendere l'ambiente, è ora di fare, non più promesse, non più chiacchiere ma fatti. I nostri giovani devono avere la possibilità di avere dignità dal lavoro, non da altre cose. Con noi il deputato regionale del PD Giovanni Cafeo, al quale chiediamo intanto il motivo della sua presenza qui e soprattutto dal suo punto di vista il suo pensiero su questa manifestazione. Ma guarda, il mio punto di vista è che comunque non posso che essere qui per condividere una preoccupazione rispetto a quello che è lo stato dell'economia della nostra provincia. È un segnale sicuramente positivo, io ritengo che l'unità sindacale e il fatto che il sindacato faccia sentire il suo peso è un fatto essenziale, che, perché le parti sociali devono assumersi la responsabilità del quadro complessivo della situazione. La politica deve fare la sua parte, quindi no, che non è solo quella di partecipare alle manifestazioni, ma di provare a condividere un'idea di sviluppo. Oggi oggettivamente sono preoccupato del fatto che non ci sia un'idea complessiva su dove andare, e quando non c'è un'idea complessiva su dove andare è evidente che ognuno va per i fatti propri e a pagare sono i cittadini e i lavoratori. Con il vice sindaco di Siracusa, Giovanni Randazzo, parliamo della manifestazione. Era importante farla a Siracusa questa manifestazione? Beh sì, certo, perché il capoluogo comunque ha questa vista attrattiva che gli deriva oltre che dalla storia, dall'economia, dal fatto che naturalmente a Siracusa c'è, oltre che la sede del Libero Consorzio, c'è il centro degli interessi economici della città e della provincia. La particolarità di questa manifestazione, oltre alla solidarietà ai sindacati, è il fatto di essere un polo di attrazione per tutti i comuni della provincia, il fatto che ci siano tanti sindaci. Io ritengo che sia un fatto
decisivo e importante per ipotizzare tutti insieme un rilancio del nostro territorio sul presupposto appunto del lavoro e della dignità. Il titolo della manifestazione mi è piaciuto molto, come mi è piaciuto molto il fatto che siano presenti anche molti lavoratori extracomunitari, segno di un'attenzione delle organizzazioni sindacali e della nostra popolazione in genere a una tradizione di solidarietà, di accoglienza, nel senso del rilancio del lavoro con pari condizioni per tutti quanti. E quindi tutto questo deve essere da stimolo per ipotizzare, per elaborare idee, per elaborare progetti, sempre nel senso, nel segno appunto del rilancio di un'attività lavorativa che sia strettamente connessa alle esigenze del territorio e alla sua vocazione storica. Con il segretario regionale della CGIL facciamo un po' il punto di questa manifestazione che piano piano volge al termine. Siracusa come diciamo punta dell'iceberg della crisi regionale. Sì, Siracusa oggi ha fatto una bellissima manifestazione, che è una manifestazione, lo voglio sottolineare, della città, della provincia, ma è anche diciamo un segnale per la Sicilia, lo dico pensando all'economia di questo territorio oggi in difficoltà, che è l'economia della Sicilia ed è anche l'economia del paese, di un paese e di una regione che non hanno nessuna politica complessiva e generale, non hanno una visione sui settori produttivi, a cominciare dall'industria, a cominciare dai settori maturi, dalle bonifiche e da tutto il resto. Oggi noi lanciamo un'idea di mezzogiorno nuova, diversa, capace di valorizzare ciò che abbiamo, un'idea di mezzogiorno che non si rassegna. E da Siracusa parte una iniziativa che nei prossimi mesi seguirà e ci vedrà anche protagonisti di una manifestazione nazionale per il Sud a Reggio Calabria che svolgeremo il 22 giugno. Segretario provinciale Sanzaro della CISL, siamo arrivati al giorno della manifestazione, mi sembra abbastanza partecipata, ve lo aspettavate questa partecipazione? Beh, ci abbiamo lavorato, sicuramente abbiamo condiviso questo progetto, questo patto come CGIL CISL UIL insieme alle associazioni, ma insieme ai tanti sindaci qui presenti, segno che il territorio soffre, c'è una ferita profonda che reclama giustizia, che vuole lavoro, perché il lavoro dà dignità. Abbiamo posto l'attenzione soprattutto al tema delle fasce più deboli, dai pensionati ai giovani, alle donne, al mondo del lavoro che non può più aspettare, una crisi che va oltre i 10 anni, è una crisi che sta devastando il nostro territorio. Bisogna fare investimenti, avere un piano chiaro per la zona industriale, bisogna fare in modo che le infrastrutture ripartano, perché se ripartono le infrastrutture stradali, le infrastrutture ferroviarie, le infrastrutture materiali, quindi immateriali, io credo che questo territorio può ripartire e dare speranza ai tantissimi giovani e lavoratori anziani che sono qui in questa piazza oggi sotto le bandiere di CGIL CISL UIL, ma soprattutto anche con le associazioni, col mondo della Chiesa e con i sindaci della nostra provincia. Con il segretario nazionale della CISL parliamo di questa importante manifestazione che a quanto sembra è la prima di una lunga serie, quindi. È una manifestazione che è la prima di una lunga serie, siamo felici di essere qui a Siracusa. 8 anni di crisi terribile hanno devastato e sconquassato il paese, c'è bisogno di fare massa, di stare insieme, anche perché le politiche del governo sono completamente sbagliate, è completamente fuori strada. Siamo di fronte a quasi un default del paese, non vorremmo che tra un anno ci ritroveremmo con un nuovo commissario. Noi chiediamo di cambiare la politica economica del governo, lo stiamo facendo con manifestazioni importanti a livello nazionale, il 9 di febbraio è stata la più grande, la più partecipata, CGIL e CISL UIL insieme, poi c'è stata la manifestazione degli edili, quella del trasporto e adesso stiamo cominciando con tutte le nostre grandi categorie. Bisogna stare insieme, il governo deve cambiare marcia, il Sud non può essere lasciato solo, oggi siamo qui per questo e siamo felici di farlo insieme.